Ehi, se stai guardando questo video è tardi e domani è scuola. Mi dispiace. Top 10 cose che mi tengono sveglio la notte! Numero 10. Mangiare tutti quei dolci la sera prima di andare a dormire. La mia glicemia va alle stelle. Scusatemi, non posso farne a meno. Adoro un buon biscotto pucciato nella cioccolata calda. Numero 9. La morte e gli esistenzialismi. Solo il pensiero che un giorno io e tutti quelli che amo moriremo e che tra appena 500 anni nessuno si ricorderà di me. Quindi, qual è il punto di fare qualunque cosa? Nel grande schema dell'universo ho una qualche importanza? A meno che internet esista ancora a quel punto. Pollice in su se stai guardando questo video nell'anno 2516. E inoltre, non dimenticatemi. Numero 8, i miei cani! I miei cani adorano dormire sul mio letto ogni notte. Vedete, io dormo in un letto a doppia piazza. Che è un nome stupido per un letto in cui ci sta solo una persona. E io sono un gemello, quindi mi è permesso dormirci. E nella gamma delle altezze non sono al di sotto dell'altezza media, quindi copro il 110% del letto. E se io e i miei cani siamo abbastanza intelligenti da escogitare qualcosa insieme, forse saremo capaci di pensare a un modo per starci. Intendo dire, i miei cani sono piccoli e ho fatto i miei calcoli e dovrebbero essere in grado di starci, ma i miei cani hanno capito che la parte più comoda del letto è proprio esattamente nel mezzo. Quindi mi tocca farmi strada fino a trovare una posizione comoda. E se il cane ti si appoggia addosso o si mette su una tua gamba, poi, per la legge dei cani, sei obbligato a restare immobile perché potresti disturbare il cane. E li ami troppo per farlo! Inoltre il mio letto è proprio accanto alla finestra, così a volte apro le tendine così che possano guardare fuori, e così me li trovo entrambi ai lati della faccia. Ma poi al mattino, se fuori c'è un'altra persona, oddio ce ne scampi un altro cane, allora wow, questa non finiva più, è che mi piace parlare dei cani. Numero 7. Ci sono tante creature sul tuo corpo? Quante sono le persone sulla Terra? E non vuoi nemmeno sapere quante in questo momento ce ne sono sul tuo letto? Beh, è vero che non lo so nemmeno io. L'ho visto solo una volta in uno di quei siti sui fatti buffi. Anche se non lo trovo un fatto tanto buffo. E non sapere se sia vero o meno è anche più inquietante. Significa che probabilmente ci sono microrganismi che muoiono su di te, ogni secondo. Almeno una dozzina di loro saranno morti su di te da quando hai iniziato a guardare questo video, ma probabilmente alcuni di loro lo staranno facendo sulla tua rotola o sulle tue ciglia. Microrganismi più che micro-orgasm. E ci sono due prospettive da cui si può guardare questa cosa. Una è che ci sono così tante piccole creature su di me che fa niente quanto energicamente io mi strofini, non sarà mai pulito. L'altra è che non sarai mai solo. Ogni notte quando ti butti nel tuo letto vuoto, stai dormendo con miliardi di microrganismi. Puttanella. Numero 6. Nessuno ha mai catturato lo Zodiac Killer. So che girava negli anni 70, ma se aveva circa 20 anni, negli anni 70, significa che avrà al massimo 60-70 anni. In questo momento potrebbe ancora essere là fuori. Chissà che cosa starà facendo. Magari perfino perdendo nella corsa alla Casa Bianca. Inoltre, stando a quel che dicono alcuni teorici cospirazionisti, non hanno mai preso neanche John Wilkes Booth. Forse Booth vuole vendicarsi. Forse ne ha abbastanza. E ora vuole candidarsi alla presidenza. Numero 5. Frattali, che cosa sono, vi chiederete? Immaginate di essere un contadino e di avere pali infiniti per costruire un recinto per i vostri animali. E di dover usare tutti i pali. Pensate, beh, per prima cosa è fisicamente impossibile. Se avessi un infinito numero di paletti, non potrei mai usarli tutti, perché ne avrei sempre di avanzo. Ehi, laggiù, stai perdendo tempo a lagnarti a cogitare. Mentre io ho appena costruito il tuo stupido recinto ed è venuto così. Quello è un frattale, bambini. È una forma chiusa con un perimetro infinito. Cosa? Che? Un perimetro infinito? Ma posso vederlo? Posso misurarlo? No, ma va. Non stai guardando abbastanza da vicino. Ingrandiamo l'immagine. Fondamentalmente puoi zoomare questo pattern per sempre. Un frattale è proprio questo. Quindi, siccome non importa quanto zoomi questa forma, si ripeterà comunque all'infinito. Il perimetro della forma del recinto che userai sarà a sua volta infinito. È una forma chiusa con un perimetro infinito. Anche l'area di questa forma è infinita? Non lo so, chiedi a Vsauce. Non vi ha fottuto la mente sta cosa?
Numero 4. Gli scanner dei codici a barre scannerizzano gli spazi bianchi nei codici, non quelli neri. Numero 3. Guardare il mio telefono per ore prima di andare a dormire. Quante volte su Skype dite ai vostri amici: ok, vado a letto ora. E poi andate a letto e tirate fuori il telefono. E ci perdete tempo per un'ora. E ho sentito che alcuni studi dicono: oh, guardare gli schermi di un computer tutto il giorno rende più difficile addormentarsi. Il che probabilmente è vero. Perché sto sullo smartphone ogni notte? E la cosa triste è che di solito smetto di guardare il telefono solo perché la mia batteria si sta scaricando. Ho un problema. Numero 2. L'universo è enorme. Wow, avete idea di quanto grande sia lo spazio? Cavolo, siamo sì e no una briciola nel grande schema delle cose. E questo mi riporta in qualche modo indietro alla questione per cui niente è davvero importante. Sapevate che gli scienziati hanno scoperto un buco nero che è 12 miliardi di volte più grande del Sole? Quel buco nero è lungo 1800 anni luce. Probabilmente avreste potuto vivere tranquillamente anche senza saperlo. Mi spiace. Ma prima di arrivare al numero 1, ecco alcune menzioni d'onore. E al primo posto delle cose che mi tengono sveglio la notte c'è... YouTube non è un lavoro stabile. Per via di quanto mi ci vuole per fare un video, non posso davvero dire la mia sulla YouTube drama. Cacchio, sto ancora lavorando sul casino scoppiato coi My Fine Bros, quindi molti di voi probabilmente sanno che YouTube ha tolto ad alcuni creator la monetizzazione ai video, perché non erano considerati adatti agli sponsor. E quelli non erano stati neanche avvisati. Ora, il mio è un canale piuttosto innocente, quindi non sono stato per niente toccato da questo cambiamento. Ci si vede, sfigati! Ma cacchio! Se questo ci mostra qualcosa, è che a YouTube non gliene frega niente di ciò che rende questo sito vantaggioso. Che cosa impedisce a YouTube di dire: ehi, abbiamo deciso di togliere il 90% delle vostre entrate pubblicitarie e tutti i vostri titoli dovranno contenere la frase YouTube è bello. E sì, se YouTube prende cattive decisioni negli affari, finirà per fallire. E così io. Quindi, questo mi tiene sveglio la notte.